e per il maltempo i danni più pesanti restano sull'agricoltura. I danni più rilevanti che lascia il maltempo sulla bassa feriscono all'agricoltura, ettari di mais allettati e compromessi. Tra le aziende più danneggiate, a Moglia, un allevamento di suini, che solo nella mattinata di lunedì ha visto mettere in salvo i 300 maiali dopo che il tetto della porcilaia aveva ceduto e li aveva incastrati. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di risolvere il disagio. Un capannone ha ceduto completamente il tetto, probabilmente il vento forte ha spinto i muri, così provocando il cedimento. In un'altra porcellaia invece praticamente si è spostato il tetto e quindi comunque non è agibile. Adesso stiamo cercando di sgomberare con l'aiuto dei vigili del fuoco tutti gli animali dentro, sono praticamente tutti vivi. Vengono trasferiti in un altro allevamento idoneo al 100%, un allevamento vuoto per poi continuare il loro processo di vita. Coldiretti spiega che il forte vento con raffiche discendenti scatenate dal temporale è il cosiddetto downburst. Danni segnalati anche Sermide e Felonica, dove anche qui mais ha avuto la peggio. Tutte le associazioni di categoria invitano gli agricoltori a segnalare prontamente i danni subiti. Bisogna sapere che gli agricoltori che hanno subito danni strutturali ai fabbricati, quindi scoperchiamenti di stalle, portici, barchesse, eccetera, per poter sperare di percepire degli aiuti da parte della Regione e anche del Governo per il ripristino e quindi per gli indennizzi di questi danni, devono presentare entro 20 giorni e quindi entro il 23 luglio una segnalazione danni all'ufficio provinciale, all'UTR della Regione Lombardia qui di Mantova. E praticamente noi già dalla giornata di ieri come CIA siamo in giro per le varie aziende agricole del territorio, del Basso Mantovano, per cercare di capire i danni subiti dalle aziende, appunto, sia sulle colture ma anche sui fabbricati, perché tante stalle, tante barchesse si sono scoperchiate.